Francesco Di Nuzzo, uno dei tanti giovani di questo Furci, 3-0 oggi con il Messana, una partita dove non avete avuto grosse difficoltà. Loro probabilmente forse erano salvi, però non era una partita facile da affrontare. Abbiamo messo il 100% come sempre, è uscito un buon risultato anche dalla buona prestazione dei compagni. Secondo te, voi giovani, come vi state inserito in questa squadra che ha tanti giocatori di esperienza? Oggi è stato dato un po' di più spazio ai giovani perché c'è stata la Coppa e quindi bisogna far riposare qualche giocatore di esperienza, però ci stiamo inserendo bene, stiamo giocando bene e spero di andare avanti così sia io che i miei compagni juniores. Siete piazzati abbastanza bene per quanto riguarda questo campionato di prima categoria, però le vostre speranze sono fondate soprattutto sulla Coppa. Abbiamo 10 punti di distanza dal Santa Teresa, poiché se abbiamo 10 punti non facciamo i playoff, però il Santa Teresa oggi doveva giocare a Gesca, non era una partita difficile e speriamo almeno di entrare nei playoff e di andare avanti in Coppa. Già siamo in semifinale, cerchiamo di raggiungere buoni risultati sia in Coppa che in campionato. In questa Coppa Sicilia c'è grande entusiasmo, soprattutto dopo la splendida vittoria che avete fatto a Militello. C'è stato un brutto risultato in casa, 0-1, però ci siamo rifatti con una buona prestazione fuori casa, poiché la squadra è stata anche molto compatta, abbiamo giocato da squadra appunto e c'è stato un bel risultato fuori casa e adesso cerchiamo di vincerla per salire in promozione. E adesso c'è questa partita, questo derby con il Santa Teresa, importante per poter accedere anche ai playoff. Sì, dobbiamo cercare di fare un buon risultato, basta. Ci serve la vittoria sicuramente e speriamo di affrontare il derby in una buona condizione e cerchiamo di fare un buon risultato.